Il Dyno Spring o pesa molle è, forse a discapito del suo nome, a tutti gli effetti un banco prova. Un banco prova però non in grado di misurare forze idrauliche, ossia legate alla dinamica del movimento, ma in grado di caratterizzare la spinta elastica o più intuitivamente, se vogliamo, la spinta statica sprigionata dalle nostre sospensioni o dai vari singoli componenti presenti nelle sospensioni. Componenti che hanno una spinta elastica sono vari e per questo la macchina è corredata di vari adattatori a seconda di appunto che cosa noi vogliamo andare a caratterizzare e ad isolare. Grazie alla sua cella di carico interna di 10.000 newton di potenza, al suo pistone pneumatico che ne costituisce il vero motore, grazie alla possibilità di coprire 350 mm massimi di escursione, che sono quindi in grado di coprire la corsa di tutte le sospensioni presenti sul mercato, e soprattutto grazie al software con cui il macchinario può essere connesso, essa è in grado di renderci una lettura e un grafico preciso della progressione e della spinta sprigionata dalle nostre sospensioni ad ogni millimetro di schiacciamento. La macchina è dotata frontalmente di un display touchscreen che, assieme al joystick attraverso cui azioniamo manualmente il pistone pneumatico, ci danno la possibilità di accedere a tutti i comandi e le funzioni della stessa. Sul display, come vediamo, troviamo indicati i valori di escursione, position, forza, absolute force, e carico, SR, che sta per spring rate, in maniera tale che quindi, comprimendo un qualsiasi componente, la macchina ci dirà di quanti millimetri lo abbiamo compresso, che spinta sprigiona in quel punto di escursione e calcolerà automaticamente il carico, ossia l'andamento del componente che stiamo misurando. Nella parte bassa troviamo anche indicatori che ci danno informazioni circa la corsa assoluta e la forza assoluta che stiamo esercitando su pistone e cella di carico, in modo da capire quando stiamo raggiungendo quelli che sono i limiti strutturali della macchina. La più semplice e principale delle sue applicazioni, che le dà anche il nome, è appunto quella di andare a caratterizzare quello che è l'elemento elastico per eccellenza, le molle. Nel kit base sono infatti presenti gli adattatori per poter installare e misurare tutte le molle, sia mono che forcella, fino ad ora tipicamente più difficili da misurare in ragione della loro lunghezza e corsa, sia per quanto riguarda moto stradali che da pista che da fuoristrada. Il suo utilizzo, come vedremo, è molto semplice e intuitivo. Una volta posizionata la molla, mantenendo sempre al centro il perno da 30 mm che funge sia come sicurezza sia come elemento fondamentale per mantenere in guida la molla e non farla flettere troppo, tutto ciò che dobbiamo fare è premere start per azzerare i valori e avviare il nostro test. Attraverso il joystick azioniamo manualmente il pistone pneumatico. Il software è dotato di un sensore che avvia automaticamente la registrazione non appena avverte una variazione di forze. Vediamo infatti che, nonostante noi stiamo salendo, tutti i valori nel display rimangono a zero, e non appena la molla tocca la sua base di appoggio e comincia a comprimersi, la macchina comincia la sua misurazione e vediamo infatti nel display espressi i valori di schiacciamento, forza e carico della molla in questione automaticamente calcolato. A questo punto continuiamo a comprimere la molla o qualsiasi altro elemento stiamo misurando della corsa desiderata, che può anche essere l'esaurimento meccanico della corsa, in questo caso della molla, e per interrompere il test premiamo stop. Terminata l'acquisizione possiamo andare a scaricare tutti i dati sul software, dove vediamo appunto un grafico preciso della progressione misurata. In questo caso, avendo noi misurato una molla lineare, vediamo una linea retta dove sull'asse delle X abbiamo la corsa espressa in millimetri e sull'asse delle Y la forza espressa in newton. Nella parte centrale vediamo una tabella numerica che ci riporta, come nel display touchscreen, i valori di escursione, forza e carico, in questo caso per tutti i 300 mm di escursione che abbiamo effettuato. In basso a sinistra inoltre possiamo selezionare un punto d'inizio, in questo caso 10 mm, e un punto di fine, in questo caso 270 mm, e il software ci andrà a calcolare in automatico la progressione, cioè il carico della molla nel segmento da noi selezionato. Queste informazioni diventano ovviamente ancora più interessanti quando ci interessa fare dei confronti fra, ad esempio, semplicemente fra molle di carico diverso, per vedere quanta è la differenza di forza, in questo caso ad esempio tra una molla da 4,5 e una da 4,7, o ancora di più quando abbiamo a che fare con molle progressive che mostrano un andamento meno regolare, come vediamo in questo caso, e quindi riusciamo ad andarne a caratterizzare nel dettaglio il comportamento.
spostamento, vedere quindi fino a che punto, ad esempio, due molle possono avere la stessa spinta e poi quella progressiva comincia a spingere di più, oppure ad esempio vedere come una molla progressiva possa partire con una forza inferiore rispetto ad un'altra, lineare, ma arrivare comunque, come vediamo in questo caso, ad avere più forza nel secondo tratto di corsa o nel fine corsa. In sostanza il macchinario ci dà l'opportunità di conoscere con precisione la spinta sprigionata dalla molla in ogni millimetro della sua escursione. Dopodiché possiamo applicare questo in base alle nostre esigenze o modifiche o settaggi che vogliamo ottenere, che sono più consoni per le nostre esigenze. Per ulteriori info non esitate a contattarci o scriverci all'indirizzo mail che trovate nel sito.